Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci qui pronti per cominciare il nostro live trading di oggi, mercoledì 2 maggio del 2018. Ecco, io sono entrato adesso a 7,90. Sono entrato short a 7,90 in questo istante. E, sì, ritengo che possa essere arrivato il momento di un ritracciamento di un'inversione. Mi sembra di aver capito che l'indicatore super trend si voglia appiattire, questa candelina rossa sarà di fondamentale importanza se dovesse essere confermata così o rimanere perlomeno così per i prossimi minuti al termine della candela, appunto. Mi indica che il super trend è orizzontale, quindi sta a indicare di conseguenza che questo trend ha in parte esaurito la propria forza e potrebbe quindi iniziare un ritracciamento. Non si parla di inversione di tendenza perché gli indicatori sono ancora tutti positivi, tutti long, sono ancora tutti rialzisti, però l'inversione di tendenza che possa riagguantare il 750-740, ci sono anche l'MACD in un certo senso si sta riavvicinando al proprio signal, come del resto era abbastanza improbabile che i prezzi continuassero come hanno fatto in quasi queste 2 ore da inizio seduta, sempre in prossimità del livello superiore del view up, quindi in una fase di eccesso di mercato. Adesso quindi rimango in attesa e vediamo come si svilupperanno i prezzi, tenendo presente che abbiamo sul 23.760, quindi ancora prima del 740 indicato come eventuale target ribassista, abbiamo questo livello negoziato con moltissimi volumi, quindi probabilmente se discesa dovesse essere, probabilmente troverà un primo ostacolo a 760, quindi ancora prima. Ecco, io ho venduto adesso un altro contratto 8,20. Mi ha fatto lo scherzetto di salire ancora qualche ticket, ma sono abbastanza convinto che la forza di questo trend si sia momentaneamente esaurita, quindi adesso sono in posizione con due contratti short a 23.805. Sì, ha chiuso anche a me adesso a 7,85. Perfetto, mi ha chiuso a 7,85 e quindi, beh, oh, ragazzi, più di così io penso che non si potesse fare. Se dovevamo fare long non c'era possibilità di farlo perché ci siamo collegati in un momento in cui il trend era già spiccatamente a rialzo e non abbiamo avuto momenti per entrare. E abbiamo colto in pieno l'unico momento dello short, anche se è stato eccessivamente prolungato e neanche tanto intenso, ma era l'unico possibile, quindi abbiamo fatto francamente il meglio che potessimo fare una situazione come questa, quindi non tanto, ma il meglio, perché da due contratti 805 abbiamo chiuso 7,85, sono 20 punti, 100 euro moltiplicati per i due contratti fa 200 euro di guadagno in questa giornata. No, non è affatto una giornata del fifero, come mi scrive un amico in chat, è una giornata per chi era long. O ha aperto nel primo momento, era long da ieri, o
o ha aperto, dato long giù subito il primo minuto, non è affatto una giornata del piffero, è una grande giornata. E per chi come noi si è collegato alle 9:50, sì, effettivamente la giornata è stata abbastanza del tipo, ma comunque portate a casa 200 euro mi sembra, insomma, il meglio che potessimo fare. Francamente, non so cos'altro dire.